Amici, buonasera, buonasera, amici di Calcio Napoli 24. Come vedete la nostra location è cambiata, non siamo più in studio ma bensì stasera ci troviamo al primo piano di Inalbero, struttura fantastica di circa 50 metri che voi sicuramente conoscerete perché ormai carissima Daniela Troisi, innanzitutto carissimo facciamo Fabio, anche il benvenuto alla nostra nuova Daniela Troisi, complimenti. Grazie. E dicevamo, ci troviamo qui a Inalbero, primo piano da Sile Ricevimenti di Massimo Calafiore e la nostra diretta stasera sarà un po', avrà un tocco romantico. Daniela, sei d'accordo? Romanticissimo, perché alle nostre spalle cioè, si può ammirare tutta la bellezza di Napoli, per cui siamo fortunati questa sera. Esatto, io sono molto fortunato ad avere al mio fianco una compagna di viaggio così, so benissimo che voi vorreste stare al mio posto, purtroppo per stasera me la godo io, ecco, siamo in diretta. Allora, Daniela, dicevamo, lanciamo prima un mini sondaggio per i nostri lettori. Che cosa vogliamo chiedergli e che domande vogliamo essere fatti da loro? Certamente, Fabio. Allora, siccome siamo euforici e siamo soprattutto in ansia per domani, perché il Napoli è agli ottavi di finale, agli ottavi di Champions, per cui domani a Nyon alle 12 ci sarà, il Napoli conoscerà la prossima squadra avversaria. Quindi vogliamo sapere da voi chi vorreste incontrare, diteci, mandateci, scriveteci in diretta le vostre squadre, insomma, che vorreste incontrare appunto. Certo. Durante gli ottavi e noi le commenteremo con voi. Benissimo, allora insomma mandateci le vostre, chi vorreste che il Napoli incontrasse agli ottavi di Champions. Ricordiamo le squadre possibili: c'è il Paris Saint Germain di Cavani, c'è il Real Madrid di Cristiano Ronaldo e Bale, il Bayern Monaco di Ancelotti, il Bayern Leverkusen, il Porto, il Siviglia. Insomma, mandateci la vostra squadra, quella che insomma domani vorreste uscisse da quell'urna famosa, quell'urna tanto attesa. Domani, ricordava anche la nostra Daniela, alle ore 12 conosceremo la nostra avversaria. Intanto, ovviamente, ma noi ce l'aspettavamo. Intanto Fabio, Daniela, stanno arrivando. Cioè, quanti bellissima sono arrivati. Allora, innanzitutto ci sono già 534 persone che stanno guardando la nostra diretta. Tutti e 534. Ciao a tutti. Allora, sono arrivate già centinaia di domande. Allora, cominciamo. Vabbè, tralasciamo i commenti, insomma, che non sono attinenti al Napoli, ecco, e andiamo, esatto, oltre. Napoli continua così, forza Napoli. Enzo di Napoli, per Napoli che dice? Il Paris Saint-Germain. Il Paris Saint-Germain. Beh, insomma, parliamo di questa squadra perché in effetti il Napoli, se mai dovesse incontrare i francesi del Paris Saint-Germain, potremmo poi trovare al ritorno al San Paolo un ex tanto amato, vale a dire Edinson Cavani. Quindi, insomma, il Napoli, se proprio dovesse uscire domani dall'urna queste tre lettere, Paris e PSG, e quindi Paris Saint-Germain, il Napoli vedrebbe poi sfidarsi con la squadra francese, che sinceramente io eviterei, caro Enzo, perché almeno agli ottavi andrei a preferire una compagine leggermente più alla portata degli azzurri, magari il Porto, magari il Siviglia. Quindi parliamo di squadre che comunque hanno dato sicuramente filo da torcere alle loro avversarie fino a qui in Champions League, ma che sicuramente potrebbero fare spazio al Napoli e magari arriveremo anche ai quarti di finale. Nel frattempo c'è qualcuno che vuole che lo salutiamo? Chi salutiamo? Chi vuole? Vincenzo Casaburi? Bene. Salutatemi, ciao Vincenzo. Busiello Franco ci dice: non temiamo nessuno, che ben vengano, li facciamo a polpette. Questo insomma vorrei fosse un pochino lo stato d'animo di tutti noi tifosi del Napoli, dovrebbe almeno essere così, anche se la realtà ci dice che in effetti alcune squadre, le abbiamo citate anche prima, il Real Madrid su tutte, ma anche il Paris Saint-Germain e il Bayern Monaco idem, sono delle squadre molto molto complicate. Però Daniela, io ricordando anche un pochino il nostro vissuto di squadra sportiva, il Napoli in Champions in fondo non ha mai fatto delle brutte figure, partendo da Mazzarri ma anche con mister Rafa Benitez, e lo stesso ci auguriamo insomma faccia anche con Maurizio Sarri, e credo che appunto il Napoli possa divertirsi in questa competizione, e noi ci auguriamo che, io mi auguro il Siviglia, io ho detto la mia, Fabio Cannavo, io voto il Siviglia, mi auguro di andare a vedere la partita in Spagna contro il Siviglia. Continuate a scriverci nel frattempo. Real Madrid quotatissimo. Real Madrid? Real Madrid, in effetti, perché il napoletano vuole incontrare il Real Madrid? Perché è il sogno un po' di tutti, incontrare la squadra più forte di Spagna, andarcela a giocare con
calciatori del calibro di Cristiano Ronaldo, di Gareth Bale, di Luka Modric, con un certo Zinedine Zidane in panchina. Di certo sarebbe una sfida molto affascinante, molto suggestiva, calcare il Santiago Bernabéu di certo non è cosa di tutti i giorni, e poi vedere le camisette al San Paolo, questa famosa squadra spagnola storica, sarebbe un'emozione penso un po' per tutti quanti. Ok, vogliamo leggere le altre domande? Sì, bellissimo, è arrivato un bellissimo per Fabio Cannavo. Ma lo immaginavo che arrivassero tutti per te, era, complimenti. Era mia mamma. Vabbè. Era la mamma che... No, è un grazie, uomo, vabbè, veramente. Addio, un ancora uomo. Peggio. Ok, andiamo avanti. Salutate anche me. Ciao Luigi Guerra. Ciao Luigi Guerra. Ciao Luigi. Calcio Napoli 24. Piammo Bayern, Guaiucci e Magnam, oddio, dice uno. Magari, vorrei mangiarli anche io i calciatori del Bayern. Di certo la squadra di Ancelotti, diciamo anche la verità, non sta attraversando un periodo proprio ottimale dal punto di vista della forma fisica, ma soprattutto dei risultati, perché in classifica c'è il Lipsia, questa squadra ormai provinciale che sta stupendo tutti e ha guadagnato la vetta della Bundesliga. Però diciamoci la verità, affrontare anche Robben, Müller, un certo Ribéry, ma anche lo stesso Lewandowski, sarebbe comunque una cosa abbastanza complicata. Però ci potremmo anche divertire e ce la potremmo anche andare a giocare. Forza Napoli, da una napoletana che vive a Pavia e subisce insulti. Perché ma difende sempre la sua squadra. Brava, Diana D'Onofrio, sei la nostra forza. Facci onore, mi raccomando, confidiamo in te. Ma esatto. Chi sono poi questi? Vorrei sapere. Ma ci vogliamo parlare. Facci scrivere anche da coloro che ti insultano, cara Adriana. Mi raccomando, esatto. Difendi sempre la tua città. Non vi temiamo, sappiatelo. E intanto faccio un saluto ad Alfonso Pisani, colui che insomma ci ha organizzato questa postazione, ci ha reso veramente molto agevole, anzi grazie ad Alfonso Pisani. Andiamo avanti con le vostre richieste. Poi c'è Claudio Di Maso che invece ci dice: a mio avviso la migliore squadra per il Napoli è il Leverkusen, perché lascia spazi e quindi sarà più facile fare gol. Io mi trovo in effetti con la versione del nostro amico Claudio Di Maso, che salutiamo. Il Bayer Leverkusen è una squadra che gioca, che tende a fare gioco, un po' come lo fa il Napoli, e il Napoli, sono d'accordo con lui, quando trova gli spazi aperti insomma cerca di poter pungere con le varie mezzali, ma soprattutto con quei tre piccoletti che lì davanti stanno iniziando a rodare. Stesso anche vale per Dries Mertens, che oggi ha siglato ben tre gol al Cagliari di Massimo Rastelli, una prova brillantissima non solo del calciatore belga ma di tutto il Napoli. Ci si aspettava anche magari Manolo Gabbiadini dal primo minuto, ma invece il falso 9, questo ruolo studiato da Sarri nelle ultime settimane, sta dando i frutti sperati, e quindi il Napoli ha vinto in una brillantissima prestazione al Sant'Elia di Cagliari, campo molto ostico. Continuate a scriverci. Gianluca Minervino ci chiede, anzi ci dice: ci vuole un attaccante e un altro difensore, perché non può capitare sempre il Cagliari o un'altra squadra di bassa classifica. Speriamo che il presidente ci faccia almeno un regalo per gennaio. Bene, sì, sono d'accordo con il nostro amico Gianluca Minervino. In effetti il Napoli quasi sicuramente, diciamo dando una percentuale al 99%, porterà a casa a gennaio un nuovo centravanti, perché ricordiamo tutti purtroppo l'infortunio lungo che ha costretto Arek Milik a stare fuori dai campi di gioco quantomeno fino a metà febbraio, per cui il Napoli dovrà gioco forza affidarsi ad un nuovo numero 9, perché Gabbiadini ha dimostrato di non essere proprio all'altezza. Io, cara Daniela, caro Fabio, coglierei l'occasione per cambiare il sondaggio, e quindi scrivete la vostra lettera di Babbo Natale. Oh, che bello. Ti posso piace? Scriverla anch'io, la mia, sì, lettera di Babbo, sì, Natale. Tipo, per esempio, mi piacerebbe ritrovare Cavani. Sarebbe bello. Che dici? Secondo come me sì, sarebbe molto bello. Però io credo che Cavani in orbita giugno prossimo, luglio, sì, potrebbe anche insomma essere di nuovo monitorato dal Napoli. Il contatto c'è stato in passato, chissà. Può chissà essere. Magari questa letterina di Babbo Natale un po', diciamo, potrebbe arrivare a Parigi, là, però ecco, potrebbe qua arrivare. Volevo però l'ultima, sì, cosa, ringraziare Ciro Avolio, perché ci dice: grazie per quello che fate, utile per noi che viviamo in Toscana per lavoro. Forza Napoli. Grazie Ciro Avolio, grazie, che grazie, piacere Ciro, anche dalla Toscana. Ciro. Insomma, mandateci l'acquisto che secondo voi a gennaio è fondamentale, sarebbe fondamentale per completare l'organico che Sarri ha a disposizione. Scrivete la vostra letterina di Babbo Natale, scriveteci chi vorreste trovare sotto l'albero di Natale. Io, se potessi insomma scrivere la mia letterina di Babbo Natale, per Babbo Natale, io un nome lo farei, e vai, so che cosa? Magari mi arriverà qualche insulto, ma io dico Simone Zazza, nonostante sia un ex juventino,
però credo che il calciatore che sta trovando anche molto poco spazio al West Ham possa in un certo senso dare una grossa mano all'11 di Sarri, privo, ricordiamo, di un Alec Milik sfortunatissimo, perché ha iniziato veramente in modo ottimo questa stagione, segnando anche tanti gol e risolvendo anche diverse partite. Però ad oggi serve un attaccante, Mertens non può di certo fare da solo, e quindi insomma il Napoli sta cercando di vagliare sia l'opportunità Zaza ma soprattutto quella relativa a Leonardo Pavoletti, centravanti del Genoa, circa 28 anni, la richiesta dei grifoni dovrebbe aggirarsi intorno ai 18 milioni di euro, una cifra che difficilmente il Napoli ha speso poi nel mercato di gennaio, però comunque voglio dire è un nome che piace molto a Sarri, soprattutto anche a Cristiano Giuntoli. E De Laurentiis, se il prezzo poi dovesse essere alla portata del Napoli per quello che concerne nel mercato di gennaio, potrebbe anche decidere di fargli vestire l'azzurro e quindi alternarlo poi per tutta la stagione con Alec Milik. Daniela, andiamo ancora dai nostri lettori. Mi raccomando, scriveteci questa letterina vostra per Babbo Natale. Nessuno ci fa paura ancora. C'era uno prima che mi chiedeva di salutarlo, l'ho perso. Salutami Antonio Carta, ciao. Ciao Antonio Carta. Ciro Calzolari anche, salutiamo, ciao Ciro. Intanto io nessuno ci fa paura, ancora arrivano le risposte per il sondaggio. Mi piace. Precedente. Volevo salutare il faraione in diretta al fianco del conduttore, che sarei io. Dov'è il faraione? Quale faraione? Uè, calmi, eh. Vabbè, sono carini. Allora, carini sì, ma io sono geloso, Daniela. Ti tocca, stasera vabbè, ti tocca. Stasera insomma facciamo. Questa eccezione. Sì, continuate a scriverci. Allora, veramente siete tantissimi. Vi piacerebbe sfidare Edinson Cavani al San Paolo? Ecco, questa è un nuovo. Vi faccio questa domanda. Vi piacerebbe sfidare Cavani al San Paolo? Vi potrebbe magari stuzzicare l'idea di rivederlo qui in città, al San Paolo, sotto i vostri occhi, in una partita importante come gli ottavi di Champions? Ecco, io preferirei di no, sinceramente. Ma a te piaceva Cavani, Daniela? A me moltissimo. Piaceva un po' a tutti. Infatti, l'ho scritto nella mia letterina che vorrei insomma, che tornasse. È vero. Per cui io mi auguro vivamente che Cavani. Grazie a Giuseppe Cappabianca che ci ha fatto i complimenti. Sì, grazie a Giuseppe Cappabianca. Cappabianca, non cacca bianca. La cacca bianca. Anche perché avrebbe anche qualche problema. Esatto. Ok. Daniela, ti voglio sposare, qui arrivano anche proposte di matrimonio. Ragazzi, senza Salvatore sposare. Salierno. Noi ci fidanziamo senza sposarci, Daniela. Senza sposarci, anche perché una cosa sciolta. Allora, Francesco Donelli ci scrive: prendiamo il Paris Saint-Germain, battiamo e convinciamo Cavani a tornare. Questo Napoli con Cavani sarebbe la più forte in Italia. Ce lo giochiamo lo scudetto con Cavani in attacco? Che dici? Che dici? Io dico di sì, sono d'accordo con Francesco Enzo Donelli. Per Napoli state spaccando, ci ha scritto. Wow, grande, grazie. Grande. Salutami Luca Stabile. Ciao Luca. Benvenuto in diretta. E allora. Grandi aggiunge un difensore centrale a Cavani. Raffaele sì. Raimo. Allora, caro Raffaele, c'è un attimino da chiarire la situazione relativa a Kalidou Koulibaly, che sai benissimo piace a non poche squadre importanti di tutta Europa, su tutto il Chelsea, ma c'è anche l'occhio vigile di Carlo Ancelotti al Bayern Monaco, oltre a quello del Barça, e credo che magari possa essere la stagione giusta per vederlo, purtroppo, ahimè, partire, perché è un calciatore veramente formidabile, molto importante non solo per Sarri ma per tutto il gruppo, e De Laurentiis a quel punto farà una di quelle nette plusvalenze, una di quelle plusvalenze io definirei alla De Laurentiis, andando a racimolare una cifra vicina ai 60 milioni di euro, quella la clausola rescissoria che è stata fissata per il difensore, e quindi a quel punto è stato già acquistato Maximovic, perché ricordiamo che Maximovic non è stato acquistato altro perché sarà il nuovo Koulibaly, o comunque in ottica Coppa d'Africa, perché anche a gennaio Koulibaly partirà per la Coppa d'Africa con il suo Senegal. C'è bisogno di un difensore, c'è Maximovic, c'è Kirikesh, che anche oggi ha dimostrato di poter fare coppia bene con Raul Albiol, e poi c'è questo Lorenzo Tonelli, calciatore che sembra Sarri abbia dimenticato, ha giocato con la Primavera la settimana scorsa, oggi è andato in tribuna, noi speriamo di vederlo più presto all'opera con i colori del Napoli. Allora, c'è un moldavo addirittura che è diventato napoletano. Che bello! Dice che comunque è diventato napoletano, quindi vuole che lo salutiamo, solo che ha un nome impronunciabile. Saluti in Moldavia. Per cui allora penso che
Moldavo, se ci stai vedendo ancora. Dai, dillo in moldavo, dillo in moldavo, Daniela. Tu ho perso il nome. Che parlavi qui in moldavo. Oh, lo so, un tempo sì, parlavo anche io in moldavo, esatto. Però mi sono persa il nome, quindi, però io sono sicura che sicuramente non possono esserci altri moldavi. No, è l'unico, ha salutato proprio te, ha salutato proprio te. Sei tu. Benissimo. Siete bellissimi, dalla città più bella del mondo con panorama mozzafiato, forza Napoli. Io ringrazio anche i nostri cameraman Antonio Bellopiede e anche Luigi De Giulio della Millennium Bug di Raffaele Carrella e Massimiliano Fieno. Ringrazio tutta la squadra che ci segue e ci assiste in questa nostra diretta di questa sera qui da questo splendido posto, con una compagna veramente splendida, con un caffè che io ancora non ho assaggiato, anzi ne approfitto in diretta. Di assaggiarlo. Sì, mi piace il caffè di Siria Ricevimenti, complimenti, può venire poi la cena, possiamo procedere. Allora, continuate a scriverci. Dopo il caffè la cena. Continuate a scriverci, grazie ancora a Giuseppe che ci fa i complimenti. Mario Botta dice il vero avversario del Napoli è lo stesso Napoli, comunque Leverkusen o Porto. Dani, mandami un bacio. Ciao, chi sei? Si chiama Mario Botta. Ciao Mario Botta. Un bacio da Daniela. Un bacio a te. Mario Botta, sono d'accordo con te perché in effetti Bayer Leverkusen e Porto sono tra le squadre più alla portata del Napoli. Questo lo leggo io perché, scusa, ma ho un'agenzia matrimoniale, il signor Aaron Monaci, tutti vogliono sposare la signorina Daniela. Come si fa? No, Daniela parlava di rapporti un pochino più frivoli, il matrimonio è pesante, forse, no? No, insomma, una conoscenza, iniziamo da una cena. Comunque per la monogamia in realtà. Ecco qua, esatto. Quindi siccome ce ne sono tanti, insomma, non sono attrezzata ancora ecco per qui. Questi matrimoni. Andiamo ancora da voi, veniamo ancora. Grande Mertens e grande Insigne, dice il signor Vincenzo Sarracino, il grande Insigne che ha giocato per la squadra e che meritava il gol, sono d'accordo. In effetti il calciatore di Frattamaggiore negli ultimi tempi sta dimostrando di aver cambiato forse anche atteggiamento nei confronti dei suoi compagni di squadra e dello stesso allenatore, sta giocando bene, ha segnato tanto nelle ultime partite, oggi ci è andato vicino che ha colpito la traversa con un'ottima risposta del portiere del Cagliari Marco Storari e quindi magari sì, è vero, sono d'accordo con il nostro amico Vincenzo. Siete grandi, Dani sei bella con i 5 gol di oggi. È vero. Vi do il sorteggio Real Madrid 2, Napoli 1, al ritorno Napoli 3, Real 1. Complimenti. Ferdinando Di Dato. Sì, Ferdinando, noi ci auguriamo che insomma vada a finire proprio come hai scritto, però insomma se proprio dovessimo andarci a giocare una bolletta, fare una scommessa, forse sinceramente io stenterei a giocarmi il Napoli vincente contro il Real Madrid, diciamoci anche la verità, parliamo di grossi club abituati a vincere da sempre in Europa, calciatori che non sto qui nemmeno a citarvi, li conoscete molto bene, però comunque gettonatissimo nella letterina di Babbo Natale Cavani. Vogliono tutti Cavani, lo so, Cavani, in effetti vedi. Però Leopoldo Verrengia invece ci scrive: io da Babbo Natale mi aspetto il centravanti del Genoa, quindi Pavoletti, e un grande difensore, no a Zaza. Stranamente tutti dicono no a Zaza, forse il suo vissuto bianconero con la Juventus di certo non vi piace, insomma non vi accontenta. Vincenzo Russo, quello che diciamo noi non vale niente se non sono i giocatori ad essere convinti di essere veramente forti, da non temere nessuno. Comunque sì, sempre solo forza campioni. Sì, Vincenzo ha ragione, però il Napoli delle ultime prestazioni, questo Napoli. Ah, Nicola Lemago Fusco, questo è un mio amico. Ah, grande Dani. Grande Dani. Ciao Nicola. Mi aggiungo a Nicola, grandissima Dani. Dicevamo con Vincenzo, il Napoli delle ultime prestazioni di certo non fa invidia a nessuno, anzi fa invidia a tutti, non ha niente da invidiare a nessuno, noi ci auguriamo che sicuramente possa durare per tutta la durata della stagione e chiedo a voi tifosi, io insisto con queste mie piccole richieste, se proprio malauguratamente, tocchiamo ferro, dovesse esserci un calo fisico o magari mentale dovuto alle tante partite, tanti impegni, che non ci accaniamo su questa squadra, perché ad oggi io vedo una squadra veramente molto molto forte. La prestazione di oggi, Daniela, prima ne parlavamo nel fuori onda, è stata quasi perfetta, ha rappresentato la perfezione con un Dries Mertens che ha recitato il ruolo del centravanti in maniera perfetta. Come dice Vittorio Gargiulo, oggi il Napoli è stato veramente stellare, come voi. Sì, allora io a questo punto accoglierei in diretta su Facebook colui che ci ha ospitato, ecco, Massimo
Massimo Calafiore. Prego, Massimo Calafiore, buonasera. Ecco, ciao Massimo. Buonasera, buonasera. Ma mi sa che quest'albero porta bene. Porta bene al Napoli, dici? Ma penso di sì. Dobbiamo farlo un sono po' più spesso. 90 giorni, 5 gol a partita sono tanti, eh. Bene, è vero. Massimo, tornando un po' su questa struttura, perché che è nata da qualche giorno, come affluenza, come stiamo andando? Noi che gestiamo la ristorazione, noi siamo nella food court, quindi gestiamo tutta la ristorazione, ti posso dire che sta andando non bene, ma benissimo. Dall'altra parte abbiamo un ristorante che è magnifico, un ristorante a 5 stelle, come 5 gol del Napoli, quindi veramente veniteci a trovare che è una cosa unica. Benissimo, allora sì, ricevimenti, mi raccomando, di Massimo Calafiore, noi siamo qui. Allora... Io vorrei fare una domanda a Massimo, perché certo. È la stessa domanda che stiamo ponendo ai nostri amici a casa, cioè in diretta. Praticamente vorrei sapere da te chi vorresti che giocasse contro il Napoli negli ottavi di Champions. Guarda, se devo uscire alla grande... No, non dobbiamo uscire. Se devo uscire alla grande, voglio uscire con il Real Madrid. Ecco, se invece devo continuare, mi basta qualsiasi squadra, quindi vado avanti. Ma voglio uscire a testa alta. E la letterina Babbo Natale, cosa chiedi nella letterina Babbo Natale? Quale acquisto ti aspetti per gennaio? No, non mi aspetto gli acquisti, perché non mi aspetto gli acquisti. Voglio vincere, quindi voglio arrivare fino in fondo alla Champions, me la voglio giocare tutta. E voglio andare in fondo al campionato, perché ci credo. E ho delle buone opportunità, ho delle buone sensazioni. Quindi bene. Qualunque sia il giocatore, l'importante è vincere. L'importante sempre è vincere. Comunque. L'albero di Natale, chi volete trovare per la prossima campagna acquisti? Insomma, Daniela Troisi ci dice Cavani, ma se non dovesse arrivare Cavani, perché... Io mi accontenterei anche di un Pavoletti, per esempio. Insomma, bel nome, sì. Pavoletti, centravanti del Genoa, lo ricordiamo, 28 anni, calciatore che ha segnato molto l'anno scorso con Gasperini in panchina e quest'anno purtroppo è rimasto infortunato, ne avrà ancora per un pochino. Il Napoli sta vagliando le sue condizioni fisiche prima di potersi poi affidare completamente al calciatore numero 9, numero mi pare 25 del Genoa, e quindi insomma poi arriverà sicuramente il centravanti che voi sperate. Intanto leggevo, molti non posso leggerli, l'audio di Daniela è basso. Ci dicono che l'audio è troppo basso. Che spettacolo, dice Clemente Scognamiglio, un saluto anche a Ciro Chiaiese. Claudio Carrabba invece dice forza Juve. Vabbè, poverino, insomma, c'ha sto piccolo difetto il nostro amico Claudio, scherziamo caro Claudio. Non tutte le ciambelle riescono col buco. Escono col buco, tanti baci per Daniela da Aldo Roccella. Giuseppe Marra dice voglio Cavani, buon Natale. Murri Nunzio mi dice brava, Pavoletti va bene. Ecco invece, vedi, vedi, vedi. Insomma, bella la giornalista, grazie a Raffaele Pisacani, ringrazio anche io per la nostra Daniela. Un saluto a Maria Teresa La Regina, Simone Buccella, Salvatore De Martino, Nicola Di Napoli, siete tantissimi, Nunzio Murri, Salvatore Iacomino. Allora mandateci il calciatore che voi vorreste trovare sotto l'albero di Natale. Per Daniela Troisi e Cavani io ho chiesto Zazza, ho una richiesta abbastanza, forse ho fatto il cattivo e quindi insomma sono andato un poco in là con le richieste. Ma e hai fatto il bravo? Ho fatto il bravo. Sicuro? Certo. Vediamo, vai, se ti accontentano allora ho il viso d'angioletto, su, diciamoci la verità. Saluto a Rino Perez De Vero, Nunzia Giacchetti. Giovanni ci chiede, ma se non dovesse arrivare Pavoletti? Bella domanda caro Giovanni. Ti rispondo subito, al momento il centravanti del Genoa è l'obiettivo principale per l'attacco del Napoli, anche perché ha il placet di Maurizio Sarri nonché di Cristiano Giuntoli. Conoscete bene, il direttore sportivo del Napoli ha un debole per questo centravanti che conosce già da tanti anni. E però qual è il problema di Pavoletti? Il problema di Pavoletti sono le condizioni fisiche, un calciatore incline ad infortunarsi molto spesso, che ad oggi è infortunato ai box ed ha tra l'altro agiato anche l'exploit del Ciolito. Simeone, figlio di Diego Pablo, allenatore dell'Atletico Madrid, potrebbe essere proprio Pavoletti il nuovo centravanti del Napoli, è in concorrenza con Simone Zazza, centravanti invece del West Ham, e poi più defilati ci sono De Frel del Sassuolo e Muriel, e poi Daniela vuole Cavani. Cavani. Allora Valentino Franco, un bacio dal Texas, addirittura. Wow, dal Texas. Esatto. Beato te. Assunta d'Ambrosio, è una godura vedere il gioco del Napoli, non c'è calcio migliore in giro. Luciano Di Benedetto quota
Belotti, così parliamo... come Domenico Orseno, entrambi Belotti. Entrambi. Allora, perché sì. Belotti non arriverà a Napoli? Perché Belotti ha una clausola rescissoria alta quasi quanto quella che De Laurentiis mise a Gonzalo Higuaín la scorsa stagione, è una clausola valida per, insomma, che si aggira intorno ai 90, quasi 100 milioni di euro, ne ha parlato proprio recentemente il presidente del Torino Urbano Cairo, e quindi credo che questo acquisto per il Napoli sia fuori portata, almeno per il mese di gennaio. Molto complicato che il Napoli arrivi a spendere una cifra simile, per cui iniziamo a depennare il nome di Andrea Belotti dalla prossima lista acquisti del Napoli. Anthony Liguori ci chiede: ma siete sull'albero? Sì, Enzo, sì, siamo sì. Sull'albero. Anthony, scusami, siamo sull'albero. Ci guarda, troviamo guarda, proprio, guarda, sì, proprio sopra, al primo al piano. Primo piano. Ma quanti piani sono? Sono tre piani. Tre agibili. Piani, sì. Tre piani su 40 metri. Circa 50. Circa 50 metri. Uno quindi spettacolo. Se volete vederci in diretta, visto che ne abbiamo ancora per un po', esatto, potete raggiungerci qui. Quindi sì, vederci, seguirci anche dal vivo, sì, oltre che in diretta Facebook. Esatto, siamo qui da Sire Ricevimenti di Massimo Calafiore, prima l'abbiamo portato addirittura in diretta e anche lui ha sparato il suo nome per il mercato di gennaio. Continuate a scriverci in tanti, un saluto anche a Giuseppe Ricciolio che ci sta seguendo. Andiamo dalla nostra Daniela. Mi salutate Martina, mia figlia? Di Lino Montanaro, sì, ciao Martina. Ciao tesoro, ciao, mio, piccola. ciao. Lewandowski. Lewandowski, il rischio, Luigi San Martino. Il rischio di incontrare Lewandowski c'è, però purtroppo da avversario, perché il Bayern Monaco è uno delle possibili avversarie del Napoli agli ottavi di Champions. Nel frattempo colgo poi l'occasione di dire a tutti voi lettori amici che domani alle ore 12 a Nyon ci sarà il sorteggio degli ottavi di finale di Champions, per cui conosceremo la prossima avversaria del Napoli. Ricordiamo le possibili sfidanti: Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Porto, Siviglia. Ne avrò dimenticata qualcuno, ecco, c'è anche il, che ho detto, Real Madrid, l'ho detto, insomma, sì, sono queste le squadre. Mandateci anche la vostra preferenza per domani. Potrete seguire che presentatrice da scudetto, no, ma noi vogliamo la Champions, voglio una presentatrice da Champions, da Champions. Ecco, quindi domani alle ore 12 ci seguirete su Calcio Napoli 24, seguirete in diretta il sorteggio in, da Nyon. Giacomo Iovino dice: salve, credo che il presidente non prenda nessuno. No, non diciamo, siamo così. Il Napoli prenderà al 99%, lasciamo York, il beneficio da del York, dubbio. Rosetta Licone. Wow. Addirittura, ma ci stanno seguendo. Grande da, Rosetta, grande Rosetta. No, però non siamo così, Daniela, così pessimisti, no, per gennaio. No, il Napoli lo dovrà acquistare per forza un centravanti, anche perché Gabbiadini a quanto pare non sa fare quel ruolo, comunque non è proprio ideale la posizione centrale per Gabbiadini, che potrebbe anche essere ceduto. Ricordiamo, sulle sue tracce c'è l'Everton, i Toffees sono molto sono quasi innamorati dell'attaccante azzurro, e poi c'è lo Stoke City, quindi si attende un'offerta per Gabbiadini. Daniela Caliano, buonasera ragazzi, mi fate una cortesia? Date un bacione alla mia Napoli, ora vivo in Sicilia da 4 anni e mi manca tanto la mia Napoli. Che bella, certo che te la salutiamo. Daniela, tra l'altro ti chiami come me, come posso non accontentarti? Tra l'altro ti trovi in un posto fantastico ugualmente, io sono innamorato della tua terra, cara Daniela, per cui sì, facciamo un bello scambio culturale, Napoli-Sicilia. Facciamo un gemellaggio. Ma sì. Vabbè. Cavani, mi piacerebbe rivederlo, Maria Pia Monteforte, c'è un altro juventino, un'altra incursione da parte di uno juventino. Quanti siete? E poi ci Gabriel scrivono. Gabriel dell'Inter. Gabigol dell'Inter, oddio. In effetti non sarebbe abbastanza suggestiva questa opzione, caro Gian Domenico Sasso. Caro Gian Domenico, perché? Perché l'attaccante, che è stato poi strapagato dall'Inter quest'estate circa 25 milioni di euro, non ha quasi mai giocato. Sarebbe una validissima chance per il Napoli. Alcuni lo hanno già definito come pacco del mercato scorso, però perché no? Potrebbe essere anche una risorsa in più per il Napoli, perché no? Però al momento, diciamo anche le cose come stanno, l'attaccante del brasiliano dell'Inter non rientra nei piani tecnici di Sarri e del presidente De Laurentiis. Muriel non lo prende più Andrea Ambrosio. Muriel costa circa 30 milioni di euro, perché il presidente Ferrero, quel simpaticone, ha messo una clausola rescissoria di 28 milioni di euro. Adesso voi che siete dei tifosi esperti, soprattutto degli attenti lettori,
e avete seguito sicuramente le campagne acquisti del Napoli scorse, potrete immaginare che un acquisto del genere a gennaio forse il Napoli non l'ha quasi mai fatto, anzi non l'ha mai fatto, non ha mai speso 30 milioni di euro per un attaccante a gennaio, e quindi io lo escluderei almeno per la prossima sessione di mercato. Se vuole competere con squadre forti deve comprare Belotti. Certo, sì, anche io lo prenderei molto volentieri, proprio oggi sinceramente ha fatto quel golletto alla Juventus iniziale che aveva insomma anche lasciato... Anche un Balotelli addirittura. Balotelli, più richieste. Ti piace Balotelli, Daniele? No. Perché? No, non mi piace. Ma non ti piace il calciatore o non ti piace, come calciatore, carattere? Entrambe le cose. Insomma, la testa calda di Balotelli la conosciamo bene, ha creato problemi ovunque sia andato, ad oggi al Nizza sta altalenando qualche prestazione positiva ad altrettante negative, ma sicuramente De Laurentiis ci penserà più di due volte prima di prenderlo. Sì, ma vogliamo commentare questa partita di oggi, questi 5 gol del che Napoli, 5 Napoli, Napoli, come si suol dire. Che Napoli. Che Napoli, dai, voglio sentire un tuo commento qua in diretta. Ma io, allora, ho detto anche prima, la partita di oggi, cara Dani, ha rasentato proprio la perfezione. Io ho visto un Cagliari, sinceramente nelle scorse settimane ho visto una discreta squadra, una buona squadra forse, molto cattiva, molto, molto dura, però il Napoli ha arginato l'aggressività dell'11 di Massimo. Nel suo dualismo personale con il brasiliano Allan. Complimenti ovviamente al capitano, il cuore. Una richiesta strana, oh. Mi chiede Ciro Fiorenza. Sì. Mi saluti mia moglie. Certo, Ciro. Ciao, un saluto Ciro. Alla moglie di un Ciro Fiorenza. Un saluto alla moglie di Ciro. Ma ci sta guardando la moglie di Ciro? Sicuramente ci starà guardando. Forse che Ciro... ne pensate del ritorno di Duván Zapata? Ci chiede Salvatore Pignataro. Ecco, questa è una domanda che in tanti ci fanno spesso, perché vedendo in effetti un Gabbiadini in difficoltà, in tanti sperano nel ritorno del colombiano, che ricordiamo appartiene ancora al Napoli, il cartellino del calciatore. Però c'è un gentleman agreement con l'Udinese, per cui il Napoli aveva la possibilità nello scorso giugno di riprenderselo, perché il prestito era biennale. Il Napoli poteva prenderlo lo scorso giugno pagando una penale di 1 milione di euro da versare nelle casse dell'Udinese, però i buoni rapporti tra la famiglia De Laurentiis e quella Puzzo hanno fatto sì che insomma questo passaggio si potesse evitare, e che quindi il calciatore al 99% terminerà la stagione con l'Udinese. C'è Luigi Iavazzo che ci fa una proposta molto interessante, secondo me, certo, da prendere in considerazione. Vediamo. Daniela centravanti. Daniela in attacco, bomber. Daniela bomber in attacco. Sì, io voto ok. Ci ancora sta. Balotelli. Siete innamorati di Balotelli. Aspettando. Ma c'è un feeling tra Balotelli e Napoli. Tanti sono i tifosi che vorrebbero fidanzato. Questo calciatore. Ah, ecco, forse Lex. Non è più. Lex. Ecco. Aspettando Zapata, il centravanti ce l'abbiamo già e non ha mai giocato nel modulo effervescente di Mister Sarri. Ma Zapata, lo dicevo proprio poc'anzi, bisognerà attendere il prossimo mese di luglio per rivederlo a Napoli, e non è nemmeno detto che resti, perché sicuramente vorrà giocarsi le sue chance in un campionato da attaccante titolare. Allora, sì. Fabio, che dici? Vogliamo far vedere la persona a casa, la splendida location in cui ci troviamo? Allora, vorrei chiedere al nostro operatore di inquadrare questa meraviglia che abbiamo alle nostre spalle. Perfetto. Prego. Vi piace? Daniela, ti piace? A me, sì, vabbè. Napoli, come si fa? Io terrei in albero non solo 90 giorni, io lo terrei proprio qui, a vita. Allora, io Daniela ti consiglierei a questo punto di andare a chiedere il parere dei nostri amici che... al Nalbero, al primo piano di Nalbero, struttura situata al centro di Rotonda Diaz, struttura di circa 50 metri, tre piani, tantissimi punti vendita. Noi ci troviamo da Sire Ricevimenti di Massimo Calafiore, prima tra l'altro abbiamo anche intervistato per la nostra diretta, e quindi dicevamo
Allora, intanto scriveteci ancora. Adesso Daniela è andata a recuperare qualche tifoso, qualche coraggioso che vorrà esporre il proprio pensiero davanti ai nostri microfoni. Dicevamo, ricordiamo intanto che domani Napoli alle 12 a Nyon ci sarà il sorteggio del prossimo turno di Champions League e noi conosceremo l'avversario del Napoli. Quindi domani ore 12 su Calcio Napoli 24 vi forniremo la diretta di questo evento, dove tra l'altro presenzierà anche parte della dirigenza partenopea, e quindi insomma domani alle 12 mi raccomando restate collegati con noi, perché scopriremo quale sarà il prossimo impegno del Napoli. Tra l'altro ricordiamo anche le squadre che il Napoli potrebbe incontrare: c'è il Real Madrid di Cristiano Ronaldo, c'è il Paris Saint-Germain di Edinson Cavani, c'è il Siviglia, c'è il Porto, c'è il Bayern Monaco, il Bayer Leverkusen, per cui insomma squadre di un certo rango. Ma il Napoli, io sono fiducioso, potrà giocarsela con tutte queste squadre, perché prima lo ricordavo proprio con Daniela, il Napoli ha fatto difficilmente brutta figura in Champions League, sia con Maurizio Sarri, con Walter Mazzarri che con Rafa Benitez. Il Napoli ha quasi sempre ben figurato, e quindi sono convinto che anche questa volta possiamo dire la nostra, almeno per divertirci e arrivare quanto più in alto è possibile. So se Daniela è pronta, però io andrei dai nostri amici, che tra l'altro, cara Daniela, ti ho beccato. Stavo facendo quattro chiacchiere con loro e volevo sapere la partita di oggi, dei commenti diciamo a caldo sulla partita di oggi, però mi dicevano che non hanno guardato la partita. No, io purtroppo non ho potuto guardare la partita, l'ho ascoltata per radio. E... però sei tifoso del Napoli. Assolutamente sì. E quindi cosa pensi di questi 5 gol a oggi a Cagliari? No, un grande risultato, dobbiamo continuare così su questa linea, quindi spero che Napoli possa continuare anche in Champions. La sua... come ti chiami, scusa? Luigi, allora prima abbiamo chiesto ai nostri amici chi vorrebbero che giocasse agli ottavi di finale come squadra contro al Napoli. Lo chiedo anche a te. Ma io spero nel Real Madrid, perché Real Madrid, sono sicuro che con una grande squadra noi diamo il meglio. Quindi Real Madrid va bene e possiamo continuare. Non ci piace vincere facile. Assolutamente. Meglio vincere adesso con le più forti e poi un percorso più semplice. Grazie mille, buon proseguimento, a dopo. Allora, allora andiamo in giro, Daniela. Andiamo in giro, andiamo in giro. Ecco, andiamo, tra l'altro anche perché facciamo vedere quanta gente c'è qui su questo albero. Ecco, non scappate perché non mordiamo, noi vogliamo soltanto dai nostri amici. Lei è il signor Paolo. Paolo, caro Paolo, sei tifoso del Napoli, Paolo, innanzitutto? Tifosissimo del Napoli. Benissimo, ho visto la partita di oggi? Non l'ho vista perché ero a Roma. Grave. Non l'ho seguita. Per lavoro, mi auguro, non per altri impegni, perché sennò qua. Chi ti aspetti agli ottavi di Champions? Chi mi aspetto? Beh, arrivando primi in classifica, anche le seconde sono forti. Diciamo che speriamo che ormai sono tutte quante forti, quindi magari ci togliamo subito il pensiero. L'importante è che riusciamo ad andare avanti. Cavani, una sfida con Paris Saint-Germain? Magari, sì. Grazie al nostro amico, che lasciamo proseguire nel suo percorso. Andiamo da Daniela, che intanto ci sta chiamando e ha trovato degli altri tifosi azzurri. Sì, allora io sono qui in compagnia di Stefano, che oggi ha guardato la partita del Napoli. Le tue impressioni da casa, le tue impressioni sul Napoli fantastico di oggi? Guarda, sono stato anche a Lisbona a vedere il Napoli in trasferta e dopo due partite lo vedo veramente ripreso nettamente. Sarri finalmente sta facendo esprimere meglio il gioco del Napoli ultimamente, e mi fa piacere vedere un Napoli che non continua con quel gioco stantio di passaggi un pochettino lenti e un pochettino, diciamo, inefficaci. Sono in forma? Sì, assolutamente, soprattutto Mertens oggi ci ha fatto arricrare, come si dice a Napoli. Chi vorresti che prendesse Aurelio De Laurentiis, se potessi scrivere una letterina a Babbo Natale? Vabbè, i desideri sarebbero tanti, diciamo che mi accontenterei se prendesse qualcuno, qualche attaccante sicuramente, qualche rinforzo. Pavoletti non mi dispiace. Pavoletti, gettonatissimo, perché noi abbiamo lanciato anche un sondaggio a casa, chi ci sta seguendo su internet, sulla nostra pagina ufficiale di Calcio Napoli 24 e sul nostro sito internet, e Pavoletti è stato anche tra i più quotati. Sì, anche Kalinic non mi dispiacerebbe, devo dire la verità.
Grazie Stefano, grazie, ciao. Ecco, intanto io ho visto che qui da Sile Ricevimenti c'è addirittura Carlo Tavecchio, cioè c'è Tavecchio. Io lo vorrei trovare perché avevo visto Tavecchio e l'ho anche beccato. Quindi seguitemi, caro Antonio, seguimi, perché qui stasera con noi c'è Carlo Tavecchio, il presidente. Guardatelo, è uguale a Tavecchio. Me l'hanno già detto. Allora sono arrivato terzo. Allora, lei è il signor? Guibellino Nicola. Nicola, allora Nicola, te sei tifoso del Napoli? Senti, ti direi di no. Dobbiamo dire sì. Vabbè, per quale squadra ti? Per il Napoli. Dici la verità, Tavecchio. Ah, è tifoso del Napoli, il signor Tavecchio è tifoso del Napoli. Allora, signor Tavecchio, signor Nicola, hai visto la partita oggi pomeriggio? Sì, sì, è stato stupendo, solo che il Cagliari non stava all'altezza del Napoli. Diciamo la verità. Se potessi scegliere una squadra da incontrare agli ottavi di finale di Champions. Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern Monaco, Bayer Leverkusen. Il Real Madrid per la convinzione del Napoli. Te la giochi con la più forte? È normale, adesso sono tutte forti le squadre. Purtroppo è eliminazione diretta, quindi può essere un vantaggio o uno svantaggio. La fortuna sua è che gioco prima fuori casa. Allora salutiamo anche la moglie del signor Tavecchio che intanto ci sta facendo la sua diretta video. Grazie Nicola, grazie, mi raccomando sempre, forza Napoli, seguiamo Daniela, chissà dove sarà andata Daniela. Eccola lì, l'abbiamo beccata. Chi hai beccato, cara Daniela? Mertens, bellissimo, si è portato il pallone a casa. Oggi ha fatto una partita splendida, bellissima, il Napoli ha giocato benissimo, è il tic tac che faceva il Barcellona tanto tempo fa, lo facciamo noi adesso con un allenatore che è grandissimo, è fortissimo e manca soltanto una punta, se De Laurentiis spende una cosa di soldi in più. Appunto, io in tal proposito vorrei chiedere chi vorrebbe che acquistasse Aurelio De Laurentiis nel mercato di gennaio? Senza problemi, Icardi secondo me è l'unico terminale offensivo che Napoli oggi potrebbe prendere al posto di Milik, è ottimo, però secondo me è un po' lento, mentre Icardi è molto molto veloce, può inserirsi perché è un argentino, cioè è bravissimo, non c'è dubbio. Hai le idee chiare, Mario? Franco, perdonami. Scusami, allora invece volevo chiederti un'altra cosa, negli ottavi di Champions chi vorresti che incontrasse il Napoli? Il Porto. Sicuramente il Porto, così è più accessibile, anche se la partita di cartello potrebbe essere con il Real Madrid, che sicuramente è molto bella, e non credo che il Napoli possa fare una brutta figura con il Real Madrid, anzi ti dirò di più, secondo me il Napoli ha più stimoli se gioca con il Real Madrid che se gioca con il Porto. Sono d'accordo, perché noi siamo bravi e quindi dobbiamo avere delle squadre all'altezza che ci stimolino. Se è un derby, perché noi giochiamo come il Barcellona, e Real Madrid, derby, Barcellona, quindi potrebbe essere una bella sfida. Grazie Franco, ciao. Allora, Fabio. Ci siamo, Daniela? Ci siamo. Calcio Napoli 24. Calcio Napoli 24. Lo seguite, no? Certo. E allora, Daniela, ritorniamo tra di noi. Allora, molti vorrebbero il Real Madrid. A me sta cosa, sinceramente, proprio non è che mi piaccia tanto, diciamoci la verità. Perché credono nel Napoli e quindi dicono dobbiamo avere una squadra avversaria forte perché che ci stimoli a fare il meglio. Sì, questa è una visione, una delle tante visioni. Io intanto avrei bisogno, ecco, che ci sarei perfetto. Che ne dici, ma dai, Antonio? Ma dai, che va bene? Alto. Sarebbe Pensa bello. Che io ho le scarpe alte. Ti avevo detto di non metterti tanto. E io l'ho fatta apposta perché sono cattiva. Ecco, allora io andrei a beccare qualche altro tifoso del Napoli, perché a parte che c'è tantissima gente, ma soprattutto vedo che proprio vogliono intervenire. Non vedono l'ora di intervenire nella nostra diretta Facebook. Io, se mi consente, mi metterei vicino a sua moglie. Grazie. Ho avuto il placet del marito, quindi possiamo intervistare la signora? Katia, tifo del Napoli? Sicuramente, assolutamente, ovviamente sì. Allora, Katia. Bellissima tifosa. Bene, il tuo calciatore preferito? Zielinski. Brava, quindi la signora Katia è anche un'intenditrice, complimenti. Sì, e poi è forte. Bene, chi incontriamo agli ottavi di finale, Katia? Ma non so, dicono il Porto? Speriamo. Io abbiamo incontrato un'intenditrice di quel doc, caro Salvio Passante, studiala perché per la nostra redazione sarebbe eccezionale. Bene. Sì.
Il Porto? Credo di sì, spero. Andiamo in Portogallo? Sicuramente. Noi ci auguriamo, io sono d'accordo con Cadia, il Porto è una squadra abbastanza abbordabile, quindi noi ci auguriamo che possa uscire domani proprio da quell'urna, proprio il Porto. Il Porto o il Siviglia. Io, Daniela, non so se ha trovato qualcun altro, questo è proprio il bello della diretta. Cara Daniela, che sei nelle vicinanze, non so dove sei, però c'è un'altra signora che stava mangiando. No, no, si può mangiare in diretta, noi lasciamo anche mangiare. Cara signora, lei è? Rosaria. Rosaria, la signora Rosaria, una signora tifosa del Napoli. Io? Tifosa del Napoli. Certo, sì. Certo, è un po'... Non ne capisco di pallone. Non ne capisci? Oggi non hai visto la partita? No. Ah, lei? Ok, allora andiamo dall'amica, che problema c'è? Eccoci qua, io mi metto in mezzo a voi. Facciamo le vallette. Lei invece è la signora? Rosaria. Rosaria, ecco, sono tra due Rosarie, vi chiamate proprio come la mia mamma, che bello, mi sento a casa. Rosaria, tifosissima del Napoli, ormai Rosaria l'ha detto, quindi... Rosaria, chi incontriamo agli ottavi di Champions? Chi vorresti incontrare? Il Paris Saint-Germain, il Manchester, il Bayern? Paris Saint-Germain. Cavani. Ti piacerebbe una rivincita con Edinson Cavani? Sì. Benissimo, insomma tutti vogliono incontrare Cavani o il Real Madrid. Andiamo... Real Madrid no. Si è arrabbiata Rosaria. Real Madrid no. Si è arrabbiata. Si è arrabbiata. Pericolosa quando si arrabbia? No. No. Non fa paura. No. È innocua. Un grazie alle due Rosarie, eccezionali, bellissime e fantastiche. Andiamo, cambiamo postazione perché abbiamo trovato un altro tifoso che vi presenterà la splendida Daniela Troisi. Allora sono qui con Gianni. Gianni, siamo su Calcio Napoli 24, lo segui? Sì, certamente. Allora vorrei un tuo commento a caldo sulla fantastica partita di oggi del Napoli. Sono entusiasta della partita che ho visto oggi perché ho visto un grande Napoli. Una squadra che gioca, si alterna un po', con se non ha stimoli, giusti stimoli non rende. Oggi ho visto un grande Real Napoli, in alcuni tratti senza esagerare, con il dovuto, senza fare grossi paragoni, ma ho visto veramente un Real Napoli. Una grandissima partita, padrone del campo dall'inizio alla fine il Napoli. Cosa ti aspetti dal mercato di gennaio? Quello che ci manca è un attaccante, lo stiamo dicendo da tanto tempo. E mi aspetto, si parla di Pavoletti, giovane, promettente. Io non sono molto convinto, punterei più su un attaccante straniero, però Sarri... Tipo chi? Ma ce ne sono tanti in giro, che però è difficile a gennaio poterli acquistare, perché le squadre... Vabbè, siamo a Natale, quindi... Sogniamo un po', va, anche se sono richieste, diciamo, difficili da realizzare, però sogniamo un po', facci un nome. Ma un nome su tutti, non ho idea, cioè ce ne sono tanti, ripeto, non mi voglio sbilanciare perché poi è Sarri, ho fiducia in quello che fa Sarri e lui è lui che allena la squadra, per cui lui sa... sa chi prendere, sì. Ok, invece pronostici per quanto riguarda la squadra contro cui giocherà il Napoli negli ottavi di Champions? In Champions io mi vorrei togliere una soddisfazione, incontrare il Lione, se non altro perché nella squadra del Lione ci sono un paio di giocatori che in passato hanno rifiutato il Napoli e quindi mi vorrei togliere la soddisfazione di incontrare il Lione e eliminare dalla Champions. Grazie Stefano. Di seguirmi perché vogliamo farvi vedere questo spettacolo che ci circonda. Ecco Antonio, puoi mostrare ai nostri lettori dove ci troviamo. Questo è il lungomare di Napoli, ci troviamo proprio in piazzetta Diaz, in rotonda Diaz, alla struttura Nalbero, lo ricordiamo, struttura di circa 50 metri a tre piani, dove innanzitutto abbiamo mangiato benissimo da Sire Ricevimenti qui al primo piano della struttura e in effetti, cara Daniela, mi stavo godendo il nostro panorama perché tanti tifosi del Napoli che prima ci scrivevano dalle diverse zone del mondo possono godersi questo spettacolo che in effetti piacerebbe un po' a chiunque, no? Certo. E quindi guardate un po' qui dove siamo.
potrete ovviamente venirci a trovare. Noi ad oggi, al momento siamo qui in diretta, ma sicuramente ci torneremo, perché il posto ne vale veramente la pena da poter visitare. Ecco, adesso forse lo spettacolo non è più come quello di prima. Grazie Daniela, vienimi a dare una mano. Che allora, facciamo? Dobbiamo sempre andare a... Che facciamo? Allora, io innanzitutto... Importunare le persone presenti. Tra l'altro, un ragazzino, ecco, ecco. Vieni qua, non aver paura. Dani, prendi, eccolo qua. Come ti chiami? Carmine. Sei tifoso del Napoli? Sì. Quanto? 100%. Madonna, 100%. Un tifoso doc. Carmine, hai visto la partita oggi pomeriggio? Sì. Dove stavi? A casa. Con chi eri? Mamma, papà e mio fratello. Avete gioito tutti insieme? Sì. Qual è il tuo calciatore preferito, Carmine? Rispondi bene. Messi. Messi. Prima Milik, poi Messi. No, la prima era Messi. Spaventare, perché ha detto rispondi bene e ha cambiato idea. Ecco, papà che intanto dice, Carmine, metticela tutta, mi raccomando. Hai un futuro, Carmine, perché secondo me sei anche molto esperto di calcio. Agli ottavi di finale, in Champions League, chi vogliamo sfidare? La Juve. La Juve non la possiamo sfidare agli ottavi perché è un'italiana. Però il Paris Saint-Germain, c'è il Bayern Monaco, c'è il Real Madrid, c'è il Bayer Leverkusen. Il Real Madrid. Ronaldo. Perché c'è Ronaldo, lui è tifoso di Messi e quindi vuole una rivincita su Cristiano Ronaldo. Io invece, grande. Carmine, io vorrei vedere tu come hai esultato quando ha segnato per ben 3 volte Mertens oggi. Facci vedere. Se si può. Facci vedere come hai esultato. Dai. Un'esultanza di Carmine. Vai, che Carmine. Papà ti incita. Guarda. Vai Carmine. Forza. Ha dato già tutto oggi. Guarda. Allora vediamo come è esultato il papà. Ecco, il papà di Carmine. Brava, questo è il modo giusto. Vediamo. Visto che lei incita il figlio. Come stava a casa? Allora, Mertens segna, lei cosa ha fatto? Mi sono alzato 2 metri in altezza. Ha volato? Giusto. Non ha lanciato nessuna sedia, nulla? Le sedie a casa non ci stanno più ormai. Già sono tutte distrutte. Quindi ci commenti questa partita di oggi? Bellissima, stupenda. È un'emozione da 2 anni che non la vedevamo più così. Solo che complimenti per il Napoli. Forza Napoli! Che bello entusiasmo, ci piace, grazie. Fabio. Daniela, che c'è? Eccomi, ci sto. No, vedevo che comunque i tifosi sono entusiasti della partita di oggi, sono proprio... Certo, allora io a questo punto, se vi fermate un attimo, ecco tutti quanti così che siete tutti tifosi, farei un Forza Napoli forte al mio telo, lo gridiamo Forza Napoli tutti insieme al mio 3. Ci siamo, signori, dove andate? Dobbiamo urlare Forza Napoli al mio 3. Aspetta, Silvana, dove vai? Che Forza Napoli noi ci tiene. Al mio 3. 1, 2, 3. Forza Napoli! Allora, grazie, che sia di buon auspicio per domani, perché cari nostri amici di Calcio Napoli 24, domani, ricordiamo, alle ore 12 a Nyon si terrà il sorteggio della prossima, il prossimo turno di Champions League, gli ottavi di finale, risultato storico perché il Napoli ci è arrivato da primo nel girone, quindi domani alle ore 12 vi forniremo la diretta di questo evento che andrà in scena a Nyon e finalmente conosceremo la prossima avversaria del Napoli. C'è chi vota il Real Madrid, c'è chi invece preferisce il ritorno di Edinson Cavani qui al San Paolo. Io ho votato il Siviglia, invece no, Daniela questa volta non era d'accordo con me, preferisce il Real di Cristiano Ronaldo, chissà perché, ma invece io preferirei sfidare una squadra leggermente più abbordabile affinché il Napoli possa andare... Per assicurarti la vittoria. Perché lo sfizio è anche quello di andare avanti, di goderci questa competizione. Eccolo lì, c'è un grande tifoso del Napoli. Un piccolo grande tifoso. Come ti chiami? Assio. Angelo. Assio. Assio. Alfio, hai guardato la partita del Napoli oggi? Ma veramente, e chi ha segnato oggi? Me li sai dire i nomi? Jay. Napoli. Il Napoli.
Napoli, ha segnato il Napoli, giusto? E mi fai vedere come hai esultato quando ha segnato il Napoli. Bravo, me lo dai un bacino? Grande! Ecco Daniela, ciao. Ciao. Bacino. Subito ne approfitti tu, eh? Allora, grazie Alfio. Grazie Alfio. Ciao. Grazie Alfio, mi raccomando, sempre Forza Napoli. Dicevamo, cara Daniela, domani è un appuntamento molto importante per la nostra squadra del cuore, perché domani inizieremo poi a parlare di chi sarà invece l'avversario del Napoli, ma non tralasciando il tema mercato, tema molto molto caldo, perché vi ricordiamo che in virtù dell'infortunio capitato nello scorso mese a Milik, il Napoli ha l'esigenza di puntellare l'organico con un centravanti di peso, e il nome di Pavoletti, nome che tra l'altro alla mia cara amica Daniela piace tanto, piace molto, dovrebbe essere il nome più caldo al momento del mercato. E non solo Pavoletti, c'è anche Zaza, c'è anche De Frel, c'è anche Muriel. Gli ultimi due sono trattative un pochino più complicate, visto il prezzo alto che Sassuolo e Sampdoria metteranno sul cartellino dei loro centravanti, delle loro punte di riferimento. Cara Daniela, parlando di Cavani, abbiamo parlato anche di Cristiano Ronaldo, abbiamo parlato anche di Balotelli. A te piace Pavoletti, a me piace Zaza, che insomma questo, che il presidente Aurelio De Laurentiis ci faccia questo vediamo bel regalo. Cosa piace a De Laurentiis? Speriamo che abbia gli stessi gusti nostri. Sì, yeah. Salutiamo anche, eccole qua. Come vedete lo staff di Sile Ricevimenti alle mie spalle. C'è anche Alfonso. Mena. Allora, Mena, cosa fai? Di cosa ti occupi? Adesso sono alle casse, la responsabile. La responsabile casse, tu sei tifosa del Napoli? Sì, abbastanza. Hai guardato la partita oggi? No, ho lavorato. Però sei simpatizzante, insomma ti piace ma non lo segui. Quindi non ti posso chiedere pronostici, nulla. Ok, allora ti lascio al tuo lavoro. Lì c'è lui invece, lui secondo me, lui ne sa una più del diavolo. Come ti chiami? Luigi. Luigi, leggo. Luigi Castellammare di Stabia. No, la data di nascita non ci interessa. Sei tifoso del Napoli? Assolutamente sì. Commenti sulla partita di oggi? Purtroppo l'ho solo sentita per radio. Vabbè, però questi 5 gol. Troppo bello. Cosa ti aspetti dal domani? Ti vorresti incontrare come squadra agli ottavi di Champions contro il Napoli? Io spero il Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, invece vorresti che facesse parte della nostra squadra del cuore a gennaio nel calciomercato? Ma io aspetterei Milic. Idee chiare? Grazie, buon lavoro. Ecco Daniela, seguimi. Fabio, a caro Antonio, puoi seguirmi? Ritorniamo nel posto più bello della... Nel posto più bello di Napoli, sì. Grazie. Ce l'hanno qua. Grazie mille. Ci fanno anche strada, hai visto Fabio? Eccoci qui. Eccoci qua, c'è anche un bellissimo. Daniela, tu accomodati così sembra un pochino più alto. Okay. Grazie. Cari amici, purtroppo questo tour all'interno di Nalbero è finito. Terminato. Ebbene sì. È passata un'ora, è volata un'ora. Noi vi ringraziamo dell'affetto perché veramente come stasera ci avete seguiti in tantissimi. Io ringrazio, rinnovo il benvenuto a Daniela Troisi per grazie, il suo Fabio, fantastico veramente apporto. Un onore per me lavorare con te e per Calcio Napoli 24. Sono grazie davvero mille, ringraziamo la Millennium Bug di Raffaele Carrella insieme a Luigi De Giulio e Antonio Bellopiede. Un saluto anche al nostro editore Salvio Passanti e a tutta la squadra di Calcio Napoli 24. Forza Napoli, mi raccomando, domani ore 12 vi forniremo la diretta del sorteggio Anni On e quindi conosceremo la prossima avversaria del Napoli agli ottavi di Champions. Un saluto da Daniela Troisi, Fabio Cannavo, ciao, ciao. Alla prossima!